Sì, siamo molto orgogliosi di questo progetto di successo, sviluppato dall'Università di Genova, concepito dall'Università di Genova, finanziato interamente con risorse pubbliche e che ha visto poi nel corso della storia una forte partnership con un'azienda leader nel settore dell'innovazione tecnologica quale Siemens. La microrete è la prima microrete che alimenta una struttura universitaria sia dal punto di vista del soddisfacimento dei consumi elettrici che di quelli termici, per cui diciamo è un'infrastruttura di sperimentazione e ricerca, ma è anche un modo per acquisire, per fare del risparmio energetico e per ridurre i costi di gestione operativi di una struttura importante come il campus universitario. Oggi l'infrastruttura entra in funzione, quindi saremo più precisi dopo qualche mese di operatività. Certamente abbiamo fatto delle simulazioni, noi universitari siamo, come dire, anche portati a questa attività di simulazione. Abbiamo visto che complessivamente ci sarà una riduzione delle emissioni di CO2 di 120 tonnellate anno e abbiamo una riduzione dei costi operativi di gestione di 50.000 euro, che però potrebbe essere incrementato se noi usassimo interamente l'infrastruttura per produrre energia. In realtà così non sarà, ci saranno dei mesi durante l'anno in cui questa infrastruttura sarà utilizzata solo per scopi di ricerca. Sì, perché spesso sui giornali si parla di smart city, di città intelligenti. Noi qui abbiamo un ottimo esempio di un progetto dell'università per un consumo intelligente e quindi la proiezione di quelli che erano gli obiettivi poi dell'Europa 2020, insomma. Abbattere i consumi vuol dire minore costi per la pubblica amministrazione, comunque per il consumatore, e anche minore inquinamento. E quindi, come dire, si completa un percorso all'interno dell'Università qui di Savona, un campus molto dinamico che credo stia dando al territorio, alle aziende del territorio e ai giovani del territorio un orizzonte più ampio, più vasto, quindi anche un segnale di ottimismo per la Liguria, vedere qui elaborare nuovi prodotti, nuove strategie, fare insegnamento, legarsi anche a pezzi di Piemonte con le loro imprese. Ecco, credo sia un motivo di orgoglio per tutti i liguri e con intelligenza la gestione di un bene pubblico che va a sostenere l'ambiente e a ridurre i costi che poi sono quelli che il cittadino paga per sostenere l'università. Qua si sono incrociate due cose che noi come regione stiamo cercando sempre di mettere assieme. Si è incrociata l'università, l'alta formazione con il livello tecnologico di imprese che nel settore sono fortissime. Quando si mette insieme l'alta formazione e l'industria si riesce a mettere in campo progetti come questo che ha un valore certo sperimentale, ma credo che possa diventare un elemento che ci ridisegna il futuro anche delle nostre città. Quindi oggi è una giornata davvero di grandissima soddisfazione.